L'ingegnere francese Gustave Eiffel progettò la Torre Eiffel per l'Esposizione Universale del 1889. Gli ascensori non furono pronti in tempo, perciò i primi 132.000 visitatori, nei primi 11 giorni di apertura, dovettero salire i 1710 scalini della struttura più alta del mondo, creata da mano umana per ammirare il panorama su Parigi. In precedenza, solo i piloti delle mongolfiere avevano visto la città dall'alto. La torre è stata costruita nel 1889, è alta 324 metri, inclusa l'antenna, ed è interamente composta di acciaio. È suddivisa in piattaforme e piani di varie dimensioni. Sulla prima piattaforma, a 56 metri di altezza, ci sono negozi, ristoranti, mostre e una sezione con il pavimento in vetro. La seconda piattaforma, a 116 metri di altezza, ha strutture analoghe, ma anche un panorama più bello. Dalla terza e ultima piattaforma, a 276 metri, il panorama sulla città è spettacolare. La punta della torre, inclusa l'antenna, ha un'altezza che equivale a un edificio di 81 piani. Per commemorare il centenario della Rivoluzione francese, il governo organizzò l'Esposizione Universale a Parigi e indisse un concorso per costruire un monumento sul Champ de Mars. Tra centinaia di progetti, la commissione organizzatrice scelse quello di Gustave Eiffel, una torre con una struttura reticolata in acciaio. Eiffel ha progettato ponti in Portogallo, Spagna, Ungheria, Egitto, Vietnam, Cile e in Francia. Ha progettato anche la Statua della Libertà. Alcune curiosità. Rispondendo ai detrattori della torre, Eiffel diceva: "La gente crede forse che, poiché siamo ingegneri, quel che costruiamo non può essere anche bello e che, se puntiamo a opere solide e durature, non facciamo del nostro meglio per donare loro anche eleganza." La Torre Eiffel avrebbe dovuto essere demolita dopo 20 anni. Ma la sua fama come attrazione turistica e il suo uso nelle comunicazioni radio ne ha cambiato il destino. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.